una situazione di miglioramento. E quindi un saluto anche all'azienda di Giulitti che trova una parte della sua amministrazione, ma non quella privata, qui. Io mi auguro che qui facciano gli interessi della comunità, ricordando che in effetti la comunità che ha avuto diritto al voto da Tarzania era di 13.000 votanti, che poi in effetti al primo turno sono stati 7.000 e che alla fine sono stati anche di meno. Quindi in pratica è un'amministrazione che con questo tipo di elezioni, che secondo me dovremmo criticare e fare in modo che alla Camera e al Senato prendano dei provvedimenti, perché fare delle elezioni con 4-5 liste e un candidato, dove in pratica noi troviamo addirittura parenti, fratelli, cognati su liste avverse, dove di politica secondo me proprio non c'è niente, e di amministrazione meno che niente. Forse era meglio l'elezione ultima che si tenne a Tarquinia nel 2007, dove in pratica ogni lista aveva un suo candidato e dove effettivamente i consiglieri candidati, compreso il sindaco candidato, erano l'espressione di una idea politica. Oggi a me sembra che tutto questo non c'è e quindi, come qui abbiamo i 5 Stelle e al governo qui abbiamo la Lega, si dovrebbero fare portatori di questa istanza, se la condividono, cioè, a livello più alto, per far sì che un tipo di elezioni come questo, che non è solo la Tarquinia che si verifica, ma anche in altre parti, trovi amministratori e giovani che effettivamente si dedicano alla politica e non alle conoscenze personali, alle parentele e così via. Un'altra cosa, oltre agli auguri che ho fatto al Presidente, è che voglio ricordare qui, è venuta a mancare qualche giorno fa un consigliere comunale, prima del PC e poi di Fondazione Comunista, Ida Vangelucci, che ci ha lasciato. Un ricordo per un intervento che ci ha passato almeno 7 anni della sua vita in tempi molto più difficili di questo, in queste poltrone. Un'altra cosa mi permette il Presidente, vorrei sollevarla prima che si vada avanti nelle questioni di utili. È una questione importante, secondo me, per Tarquinia e molte forze politiche, anche in campagna elettorale, hanno dimenticato. Qui per una diatriba tra la Mare Curre e l'Università Agraria di Tarquinia, per i giochi di potere o di fazioni, in pratica hanno messo sul lastrico da febbraio 40 famiglie, più tutto quello che si poteva lavorare intorno al campeggio dell'Università Agraria. Poi hanno messo fuori campo a Tarquinia la presenza giornaliera di almeno 2.000 persone sulle nostre sponde, sul nostro mare, che vengono da Viterbo, da Terni, da altre parti, perché quel campeggio è stato chiuso. Io so che il cosiddetto, adesso mi sfugge un secondo il termine, il curatore fallimentare, aveva chiesto alla presidenza dell'Università Agraria di poter fare una serie di interventi per aprire il
campeggio. Io non riesco a capire per quale motivo il consiglio di amministrazione, che potrebbe avere altre entrate su queste attività, sì, lì vengono su cartina, che in pratica ha impedito questa cosa. Allora io chiedo al sindaco, che ancora ha una parte rilevante, fino a che non si modifica lo statuto dell'università agraria, come controllo sull'università agraria, all'assessore che ha avuto la nomina per le politiche del lavoro e al capigruppo dell'opposizione della maggioranza di fare un voto rapidissimo in comune, convocando il curatore fallimentare e l'università agraria per impedire che questo disastro si riverbi ancora su Tarquinia. Ora voi vedete alla televisione il problema della Whirlpool di Napoli. 400 licenziati su una città di 3 milioni di abitanti hanno creato un putiferio nel governo e dappertutto. Qui a Tarquinia, mi dispiace dirlo, solo il nostro movimento ha fatto comunità di stampa e ha cercato di prendere contatti sia con il curatore fallimentare che con la presidenza dell'università agraria, non si è fatto nulla, di tutto tace. Però di lavoro a chiacchiere parecchi, cioè ci hanno lavorato sopra. Questo è il problema proprio di lavoro. Queste persone, 40 famiglie, che da febbraio potevano avere le 1000 euro al mese in tasca senza ricorrere dal fondo o di solidarietà o quant'altro, in pratica stanno a casa. Io mi auguro che venga preso rapidamente in esame dai capigruppo dell'opposizione, maggioranza, sindaco e assessore al lavoro per fare rapidamente. Anche perché c'è il rischio che quel campeggio, se perdiamo i 2000 clienti, poi diventerà difficile recuperare, o se lo si farà a costi notevoli, perché lì i vini si stanno avanti e non sono fatti nulla, le strutture vanno in deterioramento e se 2 più 2 fa 4 e non 5, perché questa è la matematica, il rischio che perdiamo una città come il Monte Romano, perché 2000 persone che stanno sulla nostra fascia costiera, è una città che improvvisamente non c'è più, non consuma più. E questo è un grande danno per tutte le attività oltre che i lavoratori di Tarquinia. Grazie. No. Ma io mi associo e quindi formulo i migliori auguri per il lavoro che lo aspetta al Presidente del Consiglio. Però vorrei ricordare al Presidente del Consiglio che l'evento è la mia speranza che possa essere il Presidente garante di tutti, garante delle forze politiche, di maggioranza e di minoranza, garante dei cittadini, garante dei movimenti, garante di, tutte, diciamo, di tutti quei cittadini singoli, movimenti o forze politiche che anche esterne al Consiglio Comunale chiedono di portare all'interno di questo Consiglio discussioni importanti per la città. Io non ho niente personalmente contro le migliori luci, però politicamente, indubbiamente, lei deve essere la garante di una dialettica politica che sia fondamentale, utile alla città. E nella precedente amministrazione, quando lei si seguiva sui banchi della maggioranza, purtroppo c'è stato un
episodio dove la maggioranza ha fatto venire meno, ha mandato l'esempio un consiglio comunale, dove si sarebbe dovuto parlare di cose molto importanti, dove 300 persone stavano lì sedute di fronte a banchi vuoti ad aspettare che qualcuno venisse. E questo è grave, perché è stato impedito di poter dialogare, di poter, come dire, esercitare quella giusta e legittima dialettica su un fatto importante che in quel momento ha creato anche il palazzo della città, ma che comunque era molto importante. E non è possibile avere 300 cittadini oltre che stanno seduti di fronte a banchi vuoti ad aspettare un'ora se la maggioranza c'è. Lei era consigliere comunale, quindi in quel momento anche lei ha disertato quel consiglio e ha impedito una dialettica legittima e pubblica su un argomento importante. Io penso che questo, spero che questo non accada più, perché sarebbe ancora più grave. Perché da qui in questo momento ha bisogno di lavoro, sì, ma ha bisogno anche di pacificazione sociale, ha bisogno di dialogo, ha bisogno di mettere insieme tutte le forze, tutte le risorse disponibili per poter uscire da una crisi che non è che coinvolge solo Latina, ma che comunque è grave. Quindi la mia speranza, io non l'ho votata e dico, differentemente dal collega Montesini, che se anche avessi saputo in precedenza il nome di chi era, anche il segreto dell'urna avrei reso pubblico il mio voto e non sarebbe stato il tuo. Questo deve essere chiaro. Quindi, comunque sia, la mia speranza è che tutti sbagliano e tutti possano in qualche modo rimediare. Quindi l'augurio che faccio, non a me, ma che faccio alla città, è che Federica Ricci possa essere un presidente che da oggi garantisca a tutti quanti, maggioranza, minoranza, movimenti e cittadini.